E stamani c'è stata la firma del protocollo d'intesa che permetterà alle famiglie toscane che lo desiderano di accogliere i richiedenti asilo. Ci anticipa qualche contenuto dell'accordo l'assessore regionale all'immigrazione Vittorio Bugli. Accogliere i richiedenti asilo in famiglia diventa realtà dopo la firma di un protocollo tra Prefettura e Regione Toscana. Già diversi cittadini avevano telefonato al centralino della Regione, dalle città alla campagna, dalla montagna alle isole. Avevano telefonato i pensionati, come le giovani coppie, le famiglie senza e con figli. Da oggi questo progetto di integrazione prende ufficialmente forma. Alcuni giorni fa è arrivata questo consenso del Ministero degli Interni e quindi oggi possiamo definitivamente partire con quella che abbiamo definito accoglienza in famiglia. Noi abbiamo avuto richieste di famiglie, erano disponibili di, come dire, avevano voglia di dare una mano per risolvere il problema dell'accoglienza dei richiedenti asilo. E di fronte a questa quindi cercheremo di organizzare un servizio attraverso un numero verde e un accordo appunto fra noi e la prefettura e poi fra i gestori e le famiglie, in modo tale che le famiglie si fanno carico del vitto e dell'alloggio per queste persone, per questi ragazzi, andando i gestori invece in supporto per tutta la parte della formazione alla lingua ulteriore, per tutta la parte della burocrazia e quant'altro, e più che altro andando anche in qualche maniera a individuare negli ospiti che attualmente hanno nelle strutture quelli che ha più tempo, che sono in Toscana, che sanno meglio la lingua e si sono dimostrati anche maggiormente autonomi, per quindi consentire loro il percorso in famiglia in maniera facilitata, e questo libererà ovviamente spazi nelle strutture di accoglienza.